Quanti era la banda? Quante persone? Generalmente quasi una cinquantina, fino a quando ho suonato io. Madonna. Adesso le bande sono diventate un po' di meno come numero. Comunque, si creavano 5-6 cucine, cioè gruppi di 7-8 persone. Chiamate così, ecco, le cucine. Ogni gruppo apparteneva a una cucina. Dove c'era un cuciniere? Questo cuciniere aveva il compito, durante la processione, una mezz'oretta prima di finire, allora il capobanda sapeva, si avvicinava al comitato, quando finisce la processione, sta per finire, allora se ne uscivano non solo uno, se ne uscivano cinque cucinieri e andavano praticamente a preparare finché quando si andava dopo, tutti quanti si trovavano già il piatto quasi pronto, chiaramente lui faceva quello. Si finiva, quelli che dovevano prendere i piatti, li dovevano lavare, li dovevano incassare, perché ricominciare poi il giorno dopo dalla stessa cosa. Sud d'Italia noi avons fait un chose particulière, una sonorità unica al mondo, perché siamo gli unici al mondo a fare l'opera con gli strumenti. Maintenant cette chose s'est oubliée, c'est vraiment un chose pittoresca, c'est dans la rue, dans les fêtes patronales, c'est un chose très très marginale. 100 anni fa, 150 anni fa, c'est un chose très grand, c'est l'unico véhicule pour faire découvrir les gens, pour donner à les gens des cultures. Dans les petits pays, nous n'avons pas la radio, nous n'avons pas la télévision, nous n'avons pas les journaux, nous n'avons rien, c'est seulement travail, povertà, disperazione, problemi. La banda, c'est l'unica cosa che ha donné a milioni di persone l'opportunità di écouter la musique, la grande musique Verdi, pas dans le Teatro San Carlo, la Scala. Ça, c'est per le persone très riche. Per le très pauvres, c'est solamente la banda. E se c'est formidabile, c'est una diffusione capillare per milioni di persone. La banda è una delle forme musicali più émouvantes. Per esempio, quand passe una banda, rien que écouter le son de la banda, à part le répertoire, le son de la banda me donne tous les frissons. Et quand le son de la banda est aussi accompagné par un répertoire magnifique. Proveniente da Bari con termine corsa, Barbetta era arrivato al binario. Grazie, grazie dell'informazione. Nel 1952, giocando con un gruppo di ragazzi in piazza sul piazzale della cattedrale, che fa? Trovo una piccola trombetta di lega, di un metallo dell'epoca, perché la plastica non c'era. Vedo questa tromba che la prendo come ragazzo, vedo che era un po' sporca, la porto a una fontana pubblica, cerco di lavarla e incomincio a soffiare dentro. E viene qualche suono, questo suono così, ecco, incomincia a colpirmi in modo particolare. Non faccio altro che vado a casa e trovo il mio babbo e la mamma. Dice, che fai con questa trombetta qui, tu che fai? Ma mamma, senti, ascolta, papà, senti, ti, e vengono fuori dei suoni.
mio padre, visto questo, dice, ma vuoi studiare musica? Certo, a me piace. E così noi a Ruvo abbiamo avuto la fortuna di avere una scuola di musica popolare, diretta appunto dal maestro Alessandro Amenduni, e non si faceva altro che gente del popolo, perché chiaramente le possibilità economiche allora non c'erano. Ma il tuo strumento non era la tromba però? Non era la tromba, perché che cosa faccio? Mi scrive mio padre a 9 anni appunto, vengo qui dopo aver fatto teoria musicale, il maestro mi invita, dice, mo bisogna andare a comprare lo strumento. Mio padre, essendo un lavoratore della terra, ha dovuto fare veramente dei sacrifici per poter comprare questo piccolo la bemolle, clarinetto piccolo la bemolle, 12.000 lire allora, erano esattamente un mese di lavoro di mio padre. Si può capire benissimo che cosa significava per una famiglia che lavorava solo mio padre togliere 12.000 lire dal menage familiare. Quest'anno c'erano delle gradinate e questa è la nostra scuola di musica, era appunto questa qui che andava dietro, dove si trovava con il maestro Alessandro Amenduni, lui il nostro maestro. Alessandro Amenduni dava lezione di strumento a ogni strumentista? A tutti gli strumenti. Cioè strumenti, la tromba, tromboni, clarinetti. Lui dava lezione, sì, a tutti gli strumenti? A tutti gli strumenti a fiati e a percussione. Era lui il maestro che... Eccezionale. Eccezionale, perché chiaramente, eccezionale, essendo un compositore diplomato per strumentazione per banda, oltre alla composizione, aveva questa conoscenza degli tecnici, degli strumenti. La signora Galeazzi, una delle più belle voci di musica popolare in Italia, forse la più bella. Non dico la più bella, sennò poi... Sennò poi no, veramente. Ma no, ma mi conosce. Noi, il maestro, insomma, oltre che il maestro... Noi lo riteniamo il nostro secondo padre, certo, perché in tutte le, almeno le mie cose che io continuo a fare, non faccio altro che dire il maestro, il mio maestro, il mio maestro, il mio maestro. In che anno avete conseguito il diploma, vi ricordate? Sì, il 36. Non bestiava la memoria del maestro. Non era mica un 64-65 anni fa, perché anche io senza padre, senza niente, però con mio fratello però, che dirigeva la banda, io il clarinetto nella banda, e quindi poi la scuola, lo studio, sempre studio. Il mio progetto è documentare la tradizione. Documentare la tradizione e portare la banda nella innovazione, nella contemporaneità, per dare dignità alla banda, perché la banda non è morta, il suono della banda è ancora vivo, grida, è vivo, però occorrono degli uomini che lo facciano vivere. No, vorrei un po' più aperto come suono, è molto così... Lo vorrei un pochino più aperto, se fosse possibile. It's possible to have now sound check for solist. Di da la di da ru da ra di da di de da ru ru de ra la ra ru ru ra ru de di da ra e da di de da ru di da la vo di me la ru. Allora, questa forma...
y a le passage entre la vieille banda, hein, comme institution totale, au totalisant, si vous voulez, de la musique, à un projet qui vise autre objectif. Ça veut dire de faire de la banda un corps musical capable d'explorer autre musique et autre répertoire, et ce répertoire toujours interprété par la banda, traditionnellement interprété par la banda. Par exemple, le répertoire du jazz, par exemple, l'improvisation, par exemple, mettre une voix à chanter avec la fanfare, avec la banda, chose qui n'existait pas. Sette e mezza, sono sette e mezza, non sono otto per un quarto, otto per un dieci, è una questione di rispetto per gli altri. Oh, che è successo? Uno! Italien, dans ma famille aussi, au moins une aire d'opéra était chantonnée par la grand-mère, le papa, la maman, peut-être pas tout entière, un petit morceau. Et quand tu avais alors la fanfare qui arrivait et qui jouait toute la symphonie, hein, la symphonie del Barbiere di Siviglia, la cavatina, ou alors les duetto, ou le quartetto del Rigoletto, eh bien, c'était un plaisir extraordinaire. Et une des caractéristiques des musiciens, c'était d'être avec l'instrument autant virtueux que les voix. Wagner che cosa diceva della musica di Verdi? Diceva che lui scriveva per la banda dei pompieri. Esatto, no? Esatto, perché i più grandi critici, i più grandi compositori, i più attenti studiosi di storia hanno sempre ignorato un suono ritenendolo di serie B. La musica è una cosa seria. Quindi si era creato un falso cliché. Il suono della banda visto solo con le stonature, con le distorsioni, vissuto da gente che lavorava al sabato e la domenica prendeva lo strumento, quindi esatto. C'era da sfatare questo cliché sbagliato. E poi c'erano le super bande istituzionali, la banda dei carabinieri, la banda dell'aeronautica, che si sono sempre limitati ad un repertorio strumentale, sinfonico,
mai anche queste grandi bande hanno toccato il cuore della tradizione. Certo. Quindi veramente c'era un buco culturale da colmare. La musique en entraîne, c'est pas la musique que la bande va jouer tous les jours, c'est clair, quoi. Mais je pense que ça sert à ouvrir l'esprit des musiciens, c'est ça le plus important. Tu vois, c'est, parce que finalement, c'est les musiciens qui décident de l'avenir de la musique. Je pense que c'est ni le public ni personne d'autre, c'est les envies des musiciens et ce qu'ils vont avoir envie de faire eux. C'è una cosa molto emozionante da queste cose, che è popolare. Se la reazione del popolo, della gente povera, della gente che vuole comunicare, la banda è il sud, la banda è il sud di un mondo, la comunicazione, la positività, donne all'altro un messaggio, ma non come l'aristocrazia musicale che se morta. Se tre introverse, se tre paranoica, se tre intellettuale, la musica si è finita, la vita si è finita, la musica è morta. Se pas come ça, se la reazione della gente, del popolo che il veut comunicare, il veut vivere, perché ha diritto a vivere, e sa il fe avec un trombone, un tuba, un trompette. Se volete buttare qualche palla, è un uomo questo qua. Come lo potremmo chiamare? Sì, insomma, ci stanno le slot machine, le casino. È una Las Vegas a Brighton. Las Vegas ridotta.
I tromboni sono ben pagati così, i tromboni. Ma non sono i tromboni, i solisti. Perché non sono solisti i tromboni mai, no? No, ma i tromboni, chi prende di più? È il fricornino. Il fricornino. Voi prende il trombone. No, io parlo di trombone, fricorno tenore, Salvatore. Ah, Parigi. Tu vuoi dire tenore? Ah, trombone per noi li chiamiamo così. Ah, sì, ok. Li chiamiamo così, fricorno tenore. Poi il baritono. Ah, sì. E poi viene il primo clarinetto e poi vengono... incomincio guai. Il maestro diceva quelli così. Che prendono di meno tuba, vero? Il basso tuba. No, il basso tuba, le prime parti sono pagate. Le prime parti.
quando c'è una buona banda, dove non è, che poi una dupe mettono, stanno quattro, ma uno suona. No, le hanno pari. Sono i portatori, portatori li chiamiamo portatori. E porto lo strumento. La gente, a volte facciamo un morto, se eravamo... La banda di Trani, della tradizione qui è che l'8 dicembre, ecco, c'è questa uscita la mattina che appunto caratterizza questa città. Infatti sparano dei fuochi artificiali, fanno parte molti della banda di Londra, che hanno suonato a Londra. Chiaramente c'è questa tradizione che si porta avanti per tutti gli anni. Di stress, eccetera, di avanti, di tutto quello che abbiamo fatto in Inghilterra. Per me è stato un divertimento. Ma lo credo, tu hai capito, vado a fare 220 chilometri. Ho fatto milioni di chilometri, certo. La mia vita con la banda, milioni di chilometri. Per te 5 giorni di tournée, sì, no, per me di ridere, cioè è un divertimento per me, in realtà. Ecco, quando andiamo a suonare, qualcuno dice, Madonna, che sta succedendo? Per me non succede proprio niente. Per me, ho detto, sei io mi pacifico. Diverto tranquillo, certamente. Perché? Perché gioco tutto quello che in realtà ho fatto con la banda. Parlo perché poi, oltretutto, ero anche un vice maestro, dovevo coordinare le cose. Noi ne parliamo poi dal punto di vista, non è che dobbiamo soltanto suonare, perché è una cosa più difficile. Molte volte. Chi non faceva le trascrizioni, cioè, di se no fuori. Le trascrizioni eri maestro, è chiaro che poi io il capobanda, cioè dovevo coordinare il capobanda con la banda. Non era uno scherzo. Alle 11:15, di fronte al giornalario. Alle 11:15. Buongiorno. Bien café.